anche tutti quelli che ascolteranno adesso la nostra interpretazione del tag del metatagging e della folksonomia. Per fortuna viene in nostro aiuto Gigi Kogo, ideatore di 2.0 per tutti. Gigi, ciao! Ciao, ciao! Ciao, allora, cosa vuol dire taggare e perché è una parola tanto odiata del gergo 2.0, se poi è vero che è tanto odiata? Ma, allora, innanzitutto che sia odiata l'avete anche detto voi in base a quella classifica che avete esposto lunedì scorso e che ci ha tanto incuriosito. E in effetti forse più taggata da quelli che non sono nativi. Per i ragazzi è normale, diciamo sostanzialmente come avete detto voi, taggare significa semplicemente etichettare. Ed è un metodo che già usiamo quando archiviamo le foto, i filmini, gli MP3 nel nostro disco, ma lo facciamo veramente tutti i giorni, inconsciamente e anche consciamente, anche quando dividiamo le cose in contesti separati o anche simili che siano. Noi nella blogosfera, cioè noi blogger, come dicevate voi quando scrivono, per noi taggare significa contestualizzare per parole chiave un articolo. Se l'articolo parla ad esempio dell'ultimo oggetto tecnologico, i tag potrebbero essere tecnologia piuttosto che gadget. Se l'articolo parla dell'ultima partita di calcio, magari amichevole, torneo estivo, Inter, Milan, eccetera. Quindi sostanzialmente è semplice, si tratta di etichettare. Tu hai parlato prima di nativi, per nativi intendi nativi digitali, quelli che sono cresciuti all'interno del mondo web? Assolutamente sì, sono loro che organizzano i dati in maniera totalmente diversa da come li organizzavamo noi. Ma c'è un modo specifico di organizzare i dati di questi nativi, di noi nativi digitali? Ma tu sei un nativo digitale, Mario? Sono arrivato in ritardo in Tu verità. Sei arrivato un pochino, sì, perché tu sei rimasto ancora alle canzoncine, quelle delle sigle anni 70. Questo tu sei vero, un nativo sigle anni 70 che poi si è avvicinato al digitale e lo utilizzo ogni tanto. Tu l'hai taggato, hai taggato dalle sigle anni 70 e sei arrivato al 2.0. Gigi, continua la tua risposta. Diciamo che ognuno lo fa come vuole e forse questo è anche bello. E difatti sono proprio gli strumenti del web che si adattano al loro modo di etichettare, quindi di taggare di nativi digitali. Ma i nativi già lo fanno con tutti quegli strumenti che vi ho detto e principalmente con la musica, le foto e i video. Prendiamo ad esempio la musica e le playlist. Sembra strano il concetto di playlist. Noi che siamo invece degli immigrati digitali ascoltiamo ancora un CD-ROM dall'inizio alla fine. Lo stesso cantante, lo stesso disco. In pratica ereditiamo quello che facevamo ancora con la logica del vinile, ricordate? Loro invece no, fanno le playlist e le etichettano come estate, malinconia, amore, pop, house. Quindi fanno la playlist e la mettono sul loro lettore MP3 oppure la mettono in rete o difficilmente la masterizzano. Poi fanno la stessa cosa con le foto, anno, per soggetto, per livello di amicizia, e non parliamo poi dei video, perché questo un po' tutti guardando YouTube si rendono conto di come vengono etichettati. Certo, la cosa interessante è che poi il tutto viene condiviso e quindi mi viene da chiederti, social tagging, gli aggregatori di servizi di social networking e la loro relazione rispetto alla folksonomia e invece il contrasto con l'antica tassonomia, quindi la categorizzazione autoreferenziale, l'antico il sito come te lo presento io, accettalo così o nient'altro. Beh sì, in effetti qui cambia un po' tutto. Possiamo dire tranquillamente che il web è completamente rovesciato. E perché questo? Perché è una vera e propria rivoluzione. Ora non esiste più il concetto di un unico fornitore di informazioni, vi ricordate i cosiddetti directory, no? I generalisti. Con i social tagging praticamente tutti si creano un palinsesto personale e lì dentro mettono le loro informazioni filtrate e catalogate, come si dice, dal basso, no? Mentre dall'alto, quando viene categorizzato, si parla di tassonomia, dal basso si parla proprio, come dite voi, di social tagging, no? Proviamo a pensare ad esempio ai giornali. Se tu guardi un giornale, anche quelli online, sono divisi in categorie: politica, economia, sport, spettacolo, no? Mi piacerebbe, ad esempio, non lo sto sponsorizzando, però andate a guardarvi Wikio, che si scrive proprio così. Wikio è uno di quei giornali dove la parte di categorizzazione dall'alto sta sparendo, mentre gli articoli vengono fatti dal basso. Dove si possono aggregare tutte queste cose? Ci sono centinaia di strumenti web 2.0. Io ne propongo due che utilizzo spesso. Uno si chiama Protopage, si scrive proprio Protopage, e l'altro si scrive NetVibes. Sono degli oggetti web 2.0 dove tu metti dentro le fonti di informazione come vuoi tu e come vuoi categorizzarle tu dal basso. Questa è veramente una rivoluzione. Certo, io immagino che sia difficile un giorno andare in edicola e dirgli dammi 10 pagine di politica di sinistra, 4 di sport NBA e 5 di, che ne so, calcio dell'Inter. Stai prefigurando il nostro futuro. E allora io ti ringrazio, Gigi Kogo, ideatore di 2.0 per tutti, un progetto che, lo dice lo stesso nome, porterà e semplificherà il 2.0 anche a chi, un po' come me, ne capisce abbastanza poco, ma a questo punto